Ciao gente! Come va? Ce l'abbiamo fatta! Incredibile! Ditemi un po' come al solito come vi sentite, come mi vedete. Oggi dovrebbe andare meglio delle altre volte, perché sì. Eh, quindi iniziate a farmi un po' sapere. Abbiamo tante cose da dire e vi dico: mi mancava fare una diretta bella organizzata come le facevo una volta. Perché chiaramente richiedono più tempo. A tutti gli effetti è un video. Cioè, c'è il tempo di preparazione di un video se non il momento in cui va montato, va pubblicato. Ma è uguale. Oh, perfetto. Mi dite che si sente bene? Si vede bene? Oggi abbiamo i santi dalla nostra. Fantastico. Eh, ok, vi vedo, vi vedo. Allora sì, vi vedo. Ciao Silvio, ciao Renzo, Danilo, Diego, Alberto. Tutti ci siete. Allora. Abbiamo tantissime cose da dire. Intanto, ditemi un po' come va. Come, come procede? Come, come, come vi va? Come state affrontando questo periodo di ritorno alla pseudonormalità? Eh, io, come sapete, fin dall'inizio non ho mai subito grandi cambiamenti, l'ho detto fin da subito. Abbasso un pelo il volume che temo sia un po' alto. Quindi, boh, non, non sto in realtà cambiando molto. Noto che stanno iniziando a riarrivare le collaborazioni, quindi adesso bisognerà mettersi al lavoro anche su quello. Alcune aziende sono interessanti, ci sono un po' di cose in arrivo, quindi insomma si sta muovendo qualcosa anche da me. Ma per lo più è tutto abbastanza stabile. Um, allora, portafogli altal altalenante a parte. Ok, il lavoro riparte lento. Fare gli esami di economia politica e statistica. Ale. Um, allora, intanto in bocca al lupo per gli esami. Mm, dunque, dunque, ho detto che abbiamo un sacco di cose da dire, direi che possiamo iniziare. Allora, notizia: Dunque, la live l'ho intitolata Gli Stati Uniti sono in serio pericolo per colpa della Fed, Federal Reserve. Federal Reserve, oddio, non riesco più a parlare. È un titolo bait fino a un certo punto perché in realtà è vero, cioè ci sono dei cambiamenti strutturali eh, nell'economia americana in corso che vanno secondo me discussi perché sono passati un po' in sordina forse per il fatto che siamo abituati a vedere gli Stati Uniti operare in un certo modo e nel momento in cui vediamo che si discostano da quel classico modus operandi quasi non ci facciamo nemmeno caso che sembra antintuitivo, in realtà, proprio perché, vabbè, sì, magari è un'eccezione, cose del genere, ma sì, magari è il Covid. Di cosa sto parlando? Allora, il notizione è questo. Non, sì, è questo, a me non vi faccio vedere l'articolo, è questo. Allora, eh, la Fed, che per chi non lo sapesse, per chi magari è un principiante all'ascolto, la Fed è la Banca Centrale Americana che in questa crisi ha avuto un ruolo chiave perché ha eh, comprato tantissime obbligazioni, ehm, tantissimi titoli di Stato, tantissime obbligazioni nella speranza di eh, infondere fiducia sui mercati e far ripartire un po' il tutto, per non far crollare i mercati globali, prima di tutto quelli statunitensi, però eh, di riflesso anche tutti gli altri. E possiamo dire che ce l'ha fatta in un certo senso se andiamo a vedere come com è andata si sì, bella ignoriamo tutti questi livelli che non ci interessano voglio dire il risultato uh, year to date quindi dall'inizio dell'anno è un meno 4% direi che hanno fatto il loro lavoro ma a questo poi in realtà ci arriviamo più tardi perché dovrebbe essere una notizia già hanno comprato tantissimo quindi che cosa dovrebbe esserci una notizia Andiamo sotto, andiamo su so qui, sono su Bloomberg comunque. Andiamo sotto, andiamo sotto, adesso ve lo trovo. Eccolo, 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 eccolo. Allora io mi sono preso intanto anche qualcosa per sottolinearvi, così vi faccio vedere. Mi auguro che si veda qualcosa. Uh, ecco. Um, non era una sorpresa, sì, vabbè se gli vado sopra così, però non è il massimo. Uh, ecco questo. Ehm... Um, non ce la posso fare a usare questo evidenziatore. Dovrei aumentare la dimensione. Volevo farvi vedere la frase. La Fed ha detto che inizierà a comprare obbligazioni individuali. E uno dice, vabbè, ok, fantastico. Prima si comprava gli ETF. Già avevo fatto vedere in un vecchio video o in una live, non mi ricordo, che ETF aveva preso. Se lo cercate su Google lo trovate subito. Non è una cosa particolarmente interessante dal punto di vista operativo. Questo invece è un punto drastico, e perché... sembra che gli sto dando un sacco di enfasi, ma ha un enorme rilievo questa cosa. Perché? Perché significa che la Fed non, non provvederà più a comprare all'occorrenza obbligazioni di aziende perché magari il mercato del credito è diventato particolarmente difficile, quindi fare un qualcosa generico no uh, le aziende sono in difficoltà e quindi devo iniziare a comprare obbligazioni per ristabilire un po l'ordine far smettere il panico no qui si tratta di aziende individuali cioè lo sottolineo otto volte perché è cruciale individual bonds il che significa che la fed dovrà in modo discrezionale quindi dovrà scegliere quell'azienda lì quell'azienda lì sì quell'azienda lì no prestare soldi a queste aziende in modo totalmente discrezionale L hanno detto che sarà un portafoglio molto ampio, però su base discrezionale. Poi, se andate a vedere nelle FAC, vi faccio vedere dove potete trovare eventualmente il tutto. Se volete approfondire, uh, qui io sono sul sito della Fed. Molto semplicemente non è un sito segreto. Um, adesso vi ritrovo il punto. Aiuto, uh, dove era? Dovrebbe essere questo, esatto. Se andate qui e andate nelle FAC, vedete un po' più di cose interessanti. Per esempio, vedete che chi costruisce questo portafoglio, questo indice, eh, se andate sotto, vedete che se ne occuperà ad esempio BlackRock che farà delle com... consulenze, chiamiamole così. E quindi anche lì bisognerà rispettare tutti degli standard di... Ehm... Mi via la parola. Per evitare conflitti di interesse, perché se sono aziende coinvolte all'interno del governo, è chiaro che potrebbe andare a prestare soldi a quelle e non a aziende generiche. Se è coinvolta BlackRock, che eh, lo ricordiamo, BlackRock è un. Um... No, non, questa è la mia tastiera. Mi serviva per una roba BlackRock. Sto scrivendo con una mano perché l'altra è occupata col mouse. BlackRock è un colosso da. Volevo dirvi da quanto. Da. 80 miliardi, ok, e gestisce 6.000, ecco questo era il dato che mi interessa, gestisce 6.000 miliardi di dollari. Quindi loro si occuperanno di scegliere quali sono le aziende più indicate. C'è tutto nelle facche, ripeto. Non voglio entrare nel tecnicismo però. Qual è il punto? Il punto è che come detto ci sarà una certa discrezionalità e quindi si deciderà che alcune aziende sono più meritevoli di ricevere prestiti, altre no. Voglio un attimo vedere intanto i vostri commenti per vedere se qualcuno ha scritto già qualcosa di un po' particolare. Eh, vediamo se alcuni ci sono già arrivati. Um, allora, allora, allora. Probabilmente non vi ho ancora detto la parola chiave. Vediamo, vediamo. La Fed è comandata dal tesoro americano... Sì, più o meno. Um, allora... Ok, il punto, qua, ve lo dico io. Il punto qual è? Il punto è che con una certa discrezionalità non si preferisce. Alcuni settori possono implodere, più o meno, uh, vi state avvicinando: il, con una certa discrezionalità il fatto è che non è detto che si vadano a scegliere le aziende migliori dal punto di vista della redditività. E voi dite: ma no, ma è assurdo, cioè son... è uno Stato, sono gli Stati Uniti, com'è possibile che facciano una cosa del genere? No, in realtà. Un esempio di prestiti selettivi l'abbiamo appena visto, appena visto. E ehm, magari alcuni non avranno seguito la cosa perché stavano, magari erano interessati ad altri settori. Io mi sono interessato molto alle compagnie aeree di recente, lo sapete, e quindi salta fuori questa notizia um, che <ride> sostanzialmente tantissime compagnie aeree hanno ricevuto, sono tutte queste, Aiuti statali, Ryanair, no, neanche un euro, è una roba assurda. E infatti c'è O'Liri che è furibondo perché dice: Ma scusate, adesso vi faccio un mazzo così perché date a tutti i soldi, a me no. Andiamo a vedere una cosa, Andiamo a ve dal punto di vista investimenti, a noi interessano cosa? Le aziende le aziende migliori da quel punto di vista. Non ci interessano aziende che perdono soldi, aziende che fanno pochi soldi. Quindi parliamo un attimo lato investitori. A noi cosa interessa? Interessa sapere che le aziende migliori non sono penalizzate da questo tipo di politica. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Le aziende che hanno ricevuto in Europa i maggiori aiuti. Lufthansa, che avevo già aperto qui. Uh, Lufthansa, vi zoom che ho paura che non si veda, se no. Ritorno on equity degli ultimi uh, 12 mesi. 14%. Sì. Ma andiamo a vedere un'altra. Andiamo a vedere un'altra. Andiamo a vedere Air France. Andiamo a vedere Air France che ha ricevuto aiuti statali. Air France. Sono su, Investing. Comunque, non è un sito. Chissà che, uh, Ratios, aiuto. Ogni volta mi deve caricare 87 pubblicità. Um, mm, mm, con calma eh, che qua eh, vabbè velo pietoso per Air France possiamo sorvolare sulla cosa ok perché considerate l'ultimo trimestre che ha fatto uno sfacelo Air France addirittura ha un uh, roe negativo andiamo a vedere Ryanair a sto punto vediamo se Ryanair è al pari di queste o, o no o se vedremo delle sorprese Ryanair. Ta-ta-ta. Oibo. Scusate, vi ho fatto vedere quello dell'anno che è sfasato. Vi devo far vedere quello dei 5 anni. Allora, facciamo il contrario. Ryanair, eh, Ritorno on equity sui 5 anni. Ah, no, scusate, Ritorno on investment. Ho sbagliato, ho, ho fatto confusione. Ritorno on investment, ROI di Ryanair, eh, sui 5 anni, che è molto più interessante. 13% fantastico andiamo a vedere quello di Air France su 5 anni uh, oh, mamma mia quanta pubblicità 2% ok totalmente molto meno redditizia addirittura in pari da quel punto di vista uh, andiamo a vedere Lufthansa 7% la metà quasi la metà quindi cos'è successo con questi aiuti è che a tutti gli effetti si sono andate a, a beneficiare le aziende meno redditizie quelle che per noi come investitori sono meno interessanti. Noi se ci orientiamo su, a, su una di queste tre aziende, probabilmente le potremmo ordinare in ordine di preferenza come Ryanair, eh, Lufthansa e Air France. Grosso modo, dalla migliore alla peggiore. Però cosa è successo? Con gli aiuti statali che sono intervenuti a sparigliare un po' le carte, Ryanair da questa roba sarà penalizzata. Quindi, lato investimenti, questo ha delle conseguenze importantissime. Ora, la stessa cosa molto probabilmente accadrà anche negli Stati Uniti, perché se si fa una discriminazione, ehm, in questo caso ad esempio eh, non basata sulla redditività, perché non si hanno a cuore i portafogli degli investitori, ma altre cose, ok? Per esempio in Alitalia c'è tutta la questione del, dei dipendenti, no? Che salta sempre fuori. E quindi anche in questo caso noi come investitori potremmo non beneficiare di una roba del genere. Ed è... Una, non è una novità in Europa. Negli Stati Uniti è impressionante come cosa. È veramente impressionante. Perché da super liberisti libero mercato, eh, Fatima, la Sefair, cose del genere, si sta parlando a tutti gli effetti di uno Stato che interviene a preferire alcune aziende rispetto ad altre. È un passaggio veramente importantissimo quindi intanto volevo un attimo sentire la vostra su sta cosa eh, non ho capito poi perché i messaggi mi arrivano tipo tutti insieme e quindi non, eh, non riesco a capire chi ha appena scritto adesso e no uh, aiuto sono arrivati tutti insieme allora uh, non rischiano meno di essere meno competitive le aziende Scusami, non rischiano di essere meno competitive su un piano di pura liquidità le aziende senza aiuti statali? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ryanair, per esempio, per affrontare questa infatti è, ripeto, O'Leary sta facendo un macello, sta facendo ricorsi a qualsiasi cosa, eh, avrà più difficoltà perché non ha avuto tutti sti miliardi. Aziende come um, Air France, sì. Quindi io non, non voglio entrare nel merito politico della cosa, non voglio dire cosa sia meglio o peggio in generale. Dal punto di vista di noi investitori questo è uno sfacelo. Questo è, è oggettivo, perché significa che le aziende migliori non è detto che risultino le migliori dopo che uno Stato interviene. Questo è, è un punto fondamentale. Quindi ripeto, non voglio fare un discorso politico, sociale, cose del genere, non mi interessa sinceramente. Mi interessa però dire occhio perché se voi volete investire in Ryanair, che è la migliore azienda che avete trovato in Europa, ad esempio, che a quanto avevo visto io è così dal punto di vista investimenti, occhio perché cosa succede? Arrivano gli stati europei a dare un sacco di soldi a tutte le altre tranne a Ryanair e voi la prendete in quel posto. In Europa non è una novità che ci sia un grandissimo interventismo statale. Negli Stati Uniti è una novità. È una novità. Vedremo come verrà gestita. Magari verrà gestita benissimo, si riuscirà anche a non sacrificare il profitto dell'investitore. Però dobbiamo tenere conto di questa cosa. Dobbiamo assolutamente tenere conto di questa cosa. Cosa accade quindi? Che rischiano di sopravvivere le aziende non necessariamente migliori. E quindi Anzi, vi faccio voi la domanda. È il bello delle dirette, facciamo la domanda nel lunghissimo lunghissimo periodo, cosa fa alzare davvero i mercati? Cosa fa alzare davvero le borse? Vediamo chi me lo dice per primo. Vince un biscotto. Vediamo. Tanto ci sarà un pelo di ritardo. Quindi, intanto, rispondo a una domanda, Faranno danno perché penseranno che le aziende più grandi e più redditizie possono farcela con le proprie forze, dando quindi aiuti alle aziende meno redditizie, facendo un, gran un danno per i colossi. Sì, probabilmente si opera con questo intento, quindi ah, quella è già più redditizia, allora io me ne frego e do i soldi alle altre. Perfetto, però noi che ci avevamo investito siamo fregati. Uh, no, no, credito... No, ancora più ampio. Guerra, oddio, no, per fortuna no. Massa monetaria, no, inflazione, guerra. No, no, raga. Vi do un aiutino, pensate a ai re... ai Reidalio. Pensate a Reidalio, cos'è che dice di solito? Che okay. è lungo periodo. Inflazione, no. Vantaggio di qualche tipo, ok, vi state avvicinando. Innovazione, mm. ci siamo quasi. Ci siamo. Innovazione va... va già meglio. Produttività, oh, grandissimo. Davide, coltro. Mitico. La produttività conta solo quello. Conta veramente solo quello. Gli Stati Uniti sono uno dei paesi con una produttività incredibile, veramente. E quindi non stupisce che, ehm, che le loro borse siano schizzate negli ultimi cento anni. Oh, bravo Davide. Ehm... Quindi, qual è il punto è che manovre di questo tipo possono andare proprio a minare la produttività, perché se io non vado a premiare le aziende più innovative, alcuni avevano detto anche innovazione, ma vado a premiare quelle che hanno più bisogno, ok? In questa logica, se vogliamo un po' più eh, socialista in un certo senso, significa che la produttività nel lungo periodo va a scemare. E per sostenere questa cosa vi ho anche preparato due bei grafichini. Um, che a noi piacciono tanto i, i numeri. Allora, allora, allora. Oh, che bello. Return on equity dell'SP del 500 dal 93 a oggi a, a tre anni fa. Ho trovato i dati aggiornati a, queste, a questi anni. Purtroppo. Cosa vedete? Cosa vedete? Non so voi, ma adesso ignorate la linea. La linea rossa. Ci interessa molto di più quella blu. Che. Quello operating è un'altra cosa, è, è piatto. Ignorate la leggera pendenza in basso. È, è piatto nel lungo periodo, cioè possiamo fare questa roba volendo. Possiamo andarci sopra e fare. Tac. Questa roba qui. Non, non c'è stata una maggiore redditività in tutti questi anni sull'equity. Ora, magari sono cresciuti molto i margini. Magari sono cresciuti molto i margini. Invece andiamo a vedere, andiamo a vedere. Uh, questi sono i margini di profitto, ce la posso fare, ok? Operating, no, mi interessano questi, reported. Uh, cosa si nota anche in questo caso? Che sì, nel lunghissimo periodo si sale, ma guardate, cioè, mh, adesso volevo farvi vedere un po' meglio con una linea un po' più piccola, cioè qui... Cazzi, siamo veramente intorno al piatto, cioè dal 2007-2008, insomma, pre-crisi, i margini sono rimasti veramente quelli. Quindi gli Stati Uniti, o meglio, le aziende che compongono gli i principali indici statunitensi, stanno innovando finanziariamente parlando? Cioè, sono più redditizie? Certo, abbiamo visto nascere, ehm, in realtà, negli anni 90 tantissime aziende che oggi sp spaccano, eh, anche primi anni 2000. Negli ultimi dieci anni cos'è successo, però è successo che qui è rimasto tutto abbastanza stagnante, non è cambiato molto. Ma nel momento in cui andiamo a vedere in realtà la borsa, beh, negli ultimi adesso, All è un po' troppo. Negli ultimi dieci anni la borsa non è rimasta stagnante, cioè dal 2008, dal pre-crisi a oggi più 100% quindi mm, oh, sarà. Sarà meno, a me convince veramente poco questo perché noi, come ho detto sempre e come mh, insomma dicono tutti, non è che sono io un genio, assolutamente no, investiamo in aziende che sono in grado di crescere nel momento in cui c'è sì una crescita organica ma non c'è innovazione, non c'è nulla, eh, non ci interessa più quell'azienda e nel momento in cui andiamo a investire nelle aziende migliori e poi arriva la Fed a sparigliare tutto. Può essere un problema. E quindi, insomma, il fatto che gli Stati Uniti abbiano deciso di adottare una politica del genere è vero, è una situazione di crisi, è una situazione di emergenza, quello che volete, però, cavoli, questa discrezionalità a me fa un po' paura, perché ho visto i precedenti che ci sono in Europa, che sono questi. Questo è il precedente, non è una roba nuova, ripeto: in Europa accade. Pensate all'Italia, pensate a mille altre aziende. C'è un conto l'azienda che ha una valenza strategica. Per esempio adesso non voglio entrare nel merito della questione perché si aprirebbe un, un macello, però eh, l'Ilva, l'Ilva di Taranto, ok, tanto citata, tanto eh, tirata in ballo, ha un enorme valore strategico, perde una sbalangata di soldi. Sì, ma serve a trainare tutto il nostro eh, comparto industriale, tutta la nostra manifattura. Quindi, un conto se si tratta di aziende che hanno una valenza strategica, ma la compagnia aerea, cioè, che vinca al migliore da quel punto di vista. Quindi, non lo so, non lo so, a me preoccupa un po' vedere come si stanno muovendo gli Stati Uniti in questo modo, e, boh, st staremo a vedere se è un caso isolato, come ci si augura, o se è l'inizio di un cambio di politica che non hanno mai attuato, perché, ripeto, gli Stati Uniti sono quelli della mano invisibile, della dell'SFR, del non intervenire, lo Stato non si deve mischiare, cose del genere. E ora questo è un, è un po' un cambio. È un po' un cambio, non so cosa ne pensate voi, adesso vengo da voi. E non ho capito perché ogni volta che riapro la chat mi devono piovere tutti i messaggi <ride> di fila. Uh, forse se li apro così... Boh, vabbè. Comunque siamo 500, però, fantastico. 500 alle 10 di sera sentire un tizio che sproloquia sulla Fed. Mi piace molto questa cosa. <ride> no, complimenti anche a voi che avete deciso di dedicare la serata a questa cosa. Tanto devo compagnie aeree influiscono su flussi turistici, certo, nell'insieme, non la singola compagnia aerea. Assolutamente. Le comp il settore delle compagnie aeree è fondamentale. È fondamentale. La singola compagnia aerea, molto meno. Molto meno. Se non intervengono aumenterebbe ancora di più la disoccupazione. Sì, c'è modo e modo di intervenire. A me preoccupa non tanto l'interventismo che in situazioni del genere, per fortuna, esistono degli stati, c'è. Mi preoccupa la modalità. Ah, ecco, vedete, adesso sono arrivati tutti a botta sulla streaming. Vediamo allora. Pensi che saranno altri stati ad avere aziende più produttive e innovative? Eh, non è una domanda. Cioè, a saperlo, ci le comprerei tutte. Um, non è una domanda facile, chiaramente. Diciamo che in questo momento sono ben pochi i paesi che possono fare una reale concorrenza agli Stati Uniti. E con in questo momento intendo in questo momento se poi diciamo tra 50 anni, vabbè tra 50 anni magari no, non sono neanche più vivo, cioè è un po' fare dei, dei discorsi un po' troppo di lungo termine. Um, dif difficile dirlo, in realtà quello che ho notato io è che si sta andando sempre di più verso questo tipo di politica, anche proprio a livello globale, cioè vediamo che la Cina per esempio sta cercando di eh, privatizzare ma poco. La Russia ha tantissimi eh, monopoli di Stato, quindi le grandi potenze in realtà si stanno muovendo o, o stanno restando in, con quell'ottica lì. Quindi non, non lo so, non, non so se potrebbe cambiare tutto per noi investitori, quindi se non dovremmo più pensare alla redditività, ma ad altri fattori, per esempio è di gran moda adesso l'investimento sostenibile, cose di questo tipo, perché ma magari gli stati daranno priorità a quel tipo di aziende là, daranno più aiuti a quel tipo di azienda, oppure se è una cosa temporanea e se anche tutti gli altri paesi piano piano convergeranno verso un modello di capitalismo puro. Questa è una cosa macro, mega macro, quindi non possiamo prevederla, eh, non, non abbiamo i mezzi, non abbiamo gli strumenti per provare a pensare così tanto in line nel futuro però è qualcosa che a me piace tenere d'occhio è molto importante um, per esempio appunto vi dicevo mh, sento spesso parlare di aziende sostenibili dal punto di vista ambientale quindi cosa potrebbe succedere che anche se non sono le aziende migliori magari sono anche le peggiori siccome hanno dei livelli di uh, ne so, di riciclo, dico la prima cosa che mi, che mi viene in mente: più alti della media, allora saranno quelle a beneficiare di più aiuti statali e quelle che potrebbero crescere di più. Quello potrebbe essere un nuovo modo di vedere l'investimento, bisogna chiaramente essere in grado di coglierlo. Quindi, fino ad ora abbiamo sempre operato con la pura e semplice redditività. Io vi sto semplicemente dicendo: occhio, perché potrebbe essere che in un futuro più lontano che più prossimo, chiaramente non ragioneremo più in questi termini. Cosa bella, cosa brutta, non ci deve interessare, non stiamo facendo dei discorsi sociologici, questo è però, o meglio, questo potrebbe essere. Uh, dunque, andiamo un po' a voi, andiamo un po' a voi. Uh, luce troppo accesa in faccia, e eh, lo so perché è tanto forte, però se la spengo posso girarla un po'. Se avete ragione, posso fare un po' così, che magari è meglio. Forse un po' meglio, sì. Uh, dici che siamo ancora nel cash is king? No. <ride> o meglio, dipende da quale cash. Dipende assolutamente da quale cash. È normale? Ah, ecco, discorso inflazione. Discorso inflazione, volevo farlo perché noto che tanti stanno iniziando a dire Ah, ci sarà un'inflazione forse nata. Attenzione. Non è detto. Non è assolutamente detto. Uh, anzi, se gli stati si stanno permettendo di stampare tutta questa moneta, e con stati intendo gli stati principali, quindi gli Stati Uniti, l'Unione Europea, cioè non vado a prendere il Venezuela, que le politiche monetarie del Venezuela a mio avviso sono discutibili, quindi non prendiamole come riferimento. Prendiamo come riferimento gli Stati Uniti e l'Unione Europea, che hanno stampato una sbalangata di roba. Loro lo sanno che stampando moneta crea inflazione. Non è che sono stupidi, cioè. Sanno tutti, sanno. Sa anche um, sto telecomando, lo sa chiunque. Sanno, però, anche che nel momento in cui non c'è circolante, perché eravamo tutti a casa, il grosso è ancora a casa. In Brasile sono messi malissimo, per esempio. Non c'è nessuno che spende. Quindi l'inflazione non può verificarsi. Il grosso problema potrebbe essere. Cosa succede nel momento in cui si rinizia a spendere? Cosa ce ne si fa di tutta quella massa monetaria? In quel caso c'è un modo per evitare un'iperinflazione? A mio avviso, prima di arrivare a quei livelli di spesa, ne passerà un po'. Quindi secondo me l'inflazione non deve essere il chiodo fisso che abbiamo. Quindi cash is trash, cash is king? Sì, ok, sono discorsi fattibili. Mm -hmm. A meno che non si abbiano veramente grandi, grandissimi capitali eh, potenzialmente in liquidità, mh, si deve pensare più che altro al costo opportunità, in quel senso lì. Cioè eh, ho modo di farmene qualcosa con la liquidità eh, e allora mi conviene farcene qualcosa, effettivamente investirla, tenerla da parte per delle emergenze, farci qualcosa, oppure eh, no, non mi conviene, è meglio lasciarla lì così. Eh, questo è un discorso abbastanza personale, non, non considererei però il discorso inflazione così tanto prioritario, sicuramente asset come Bitcoin e oro hanno beneficiato e beneficeranno da questa roba, uh, perché c'è la, la sensazione da parte degli investitori che appunto la liquidità non sia più un grande asset, però è legato anche al momento, cioè non è detto che una volta finito tutto ciò si ritorni un po' alla normalità. Vedremo. Vedremo. Non, non, non è un discorso prioritario, come ho detto per me, gli Stati Uniti possono sparire per sempre per il Covid. No, la, la vedo dura. Poi chi lo sa, magari. Boh, sì, però mi sembra difficile. Allora, eh, quante domande? Quante domande fanno? Adoro comunque, continuate pure. Uh, dal 2008, nel 2008 l'inflazione non è avvenuta, massa monetaria potrebbe creare opportunità in altri paesi, dollaro richiesto, richiesto in tutto il mondo, si creerà una nuova Cina... Uh, allora, purtroppo questo discorso ce lo siamo un po' dimenticati perché poi il petrolio ha avuto una crisi devastante. Prima della crisi gli, uh, la Cina stava iniziando a fare dei contratti uh, con la Russia in petro yuan petro yuen scusate la pronuncia terribile, uh, a differenza del classico petro-dollaro, che significa che uh, la Russia è disposta ad accettare Yuan. Ed è un... insomma, è si parlava ancora di roba piccola, però sicuramente potrebbe cambiare qualcosa a livello di uh, valute di riferimento, valute di riserva. È un cambiamento molto lento però perché tantissimi paesi hanno a che fare con il dollaro, tantissimi paesi usano il dollaro, quotano materie prime in dollari, quindi a mio avviso non è qualcosa che vedremo nei prossimi dieci anni, cioè non ci sarà un cambio epocale della valuta nei prossimi dieci anni. Mia opinione ovviamente. La BCE seguirà la Fed sui corporate bond, allora... Dunque, ah, ecco, volevo arrivare a un altro punto. Mi collego a sta domanda. La Fed ha fatto tutta sta roba per sostenere le imprese. Va benissimo. Ma anche testuali parole perché i mercati non funzionavano. Scusate, mi fa troppo ridere questa cosa. Cioè, loro vedono i mercati che scendono e allora non funzionano. È comica come cosa. Com è, mi, mi fa tenerezza quasi. Comunque. <ride> Cioè, allora i nostri mercati, il nostro Mib è rotto, non lo so, vabbè. Um, allora, nel, nell'interpello che poi hanno fatto a Powell, a parte che, ma ah, così, apro una, piccola, apro una seconda, una parentesi all'interno della parentesi, scusate, giusto per aggiornarvi. Tutti i senatori democratici hanno fatto domande a Powell in merito a razzismo, in merito a come si comporterà la Fed sul razzismo che sono domande, a mio avviso, totalmente fuori luogo, perché non ho capito cosa dovrebbe avere a che fare la Fed, le politiche monetarie con il, con il razzismo. Però vabbè, questo è giusto per dirvi che dall'altra parte, da um, oltreoceano, è molto sentita questa cosa. Um, ri ricollego al punto pr di prima. Uno ha chiesto, un senatore, non mi ricordo il nome, comunque era un repubblicano, ha chiesto a Powell, dicendo, ma adesso cioè, i mercati obbligazionari funzionano. Quindi qual è l'esigenza di quest, comprare nuovi, nuove obbligazioni? E no, perché, mh, Powell dice no, perché sì, funziona, abbiamo visto che anche il mercato primario funziona, però vabbè non si sa mai. Cioè, è bellissimo. Ragazzi, è, è poesia sta roba. Eh, io L'ho tradotto alla braccia, l'ho un po' parafrasato, ma il senso era proprio quello. Ma meglio fare un po' di più che ci sta, eh? va benissimo, però cioè, stiamo parlando di altre obbligazioni acquistate per far salire i mercati a tutti gli effetti, per, per far sta roba qui, quindi di che parliamo? Per rispondere alla domanda, potrebbe muoversi così l'Unione Europea? Mm, a mio avviso non in questo preciso modo, perché gli europei non hanno mai dato così tanto peso al mercato, mercato azionario e quindi vedere questo crollo non è qualcosa di destabilizzante e nessun politico cioè mh, ci fosse stato un draghi per, per usare una figura a noi familiare che l'abbiamo visto per molto non si sarebbe mai sognato di dire in questo momento ah le, le borse i mercati non funzionano perché gli indici europei sono scesi cioè non l'avrebbe mai detta una roba del genere ma non perché è lui ma perché in Europa è normale sta cosa. Quindi, no, non penso si muoverà così. Uh, no, non credo. Vedremo quindi dei prezzi pompati su un sacco di aziende americane. Mm, sì, beh, già a mio avviso è così. Non, non parlerei di futuro. I treasury sono a livelli troppo alti per diversificare? A mio avviso sì perché comunque toh, andiamo a vederlo subito il, il rendimento US 10 io, io guardo il decennale che è il classico uh, in questo momento siamo a 0,7 ok quindi tu stai comprando qualcosa e a tutti gli effetti ti aspetti un rendimento all'ordo dell'inflazione dello 0,7% annuo non lo so, eh, se pensi che a inizio anno eravamo a al, al 1,8, eh, capisci che è meno della metà... Non lo so, mi avviso è un po' poco, cioè punterei a un altro tipo di diversificazione, magari anche obbligazionaria se vuoi qualcosa di più safe, non il treasury, anche perché la prospettiva è sì che rimanga a tassi bassi per un po', ma non penso che resterà così a questi livelli per più di due anni quindi secondo me vale la pena aspettare poi magari chi lo sa mangerò le mani e dirò no è esploso adesso e, cioè si arriva si arriverebbe a rendimenti ancora minori ma a mio avviso è difficile che si stia a questi, ta a questi tassi per più di due anni è molto poco sostenibile uh, se andate a vedere in passato uh, fate che vado sul mensile Um, allora, volevo farvi vedere post 2008. Allora, aspettate un attimo, eh. eh, qui come vedete. Cioè, il, il rendimento è rimbalzato praticamente subito. Idem 2000, no, 2000 è rimasto un po' così. Uh, qua 2000 è rimasto in questa fase. L'avevo facciamo così. In questa fase era rimasto abbastanza fermo. Il decennale, non lo so. Io aspetterei. Cioè non, non avrei fretta di diversificare su uno strumento che offre questo tipo di rendimento. Boh, secondo me c'è di meglio. Torniamo, torniamo a voi, torniamo a voi. Uh, uh, uh. Perché continui a ignorare le domande su Earth? Ma no, cioè... Allora ricevo, ve lo dico. Uh, quattro messaggi al minuto. Io rispondo un po', quindi cioè, non, non è che le ignoro e che leggo la prima che mi capita. Hertz, e, Hertz opera in un settore morente, non c'è molto da dire. Se uno vuole tentare questa mossa disperata di eh, entrare, appunto, farsi diluire un botto perché venderanno un sacco di azioni e sperare che con questo l'azienda si salvi, lo può fare. Con che prospettiva? Speculazione di breve, fantastico, va bene, di lungo. Io no, io assolutamente no. Uh, settore del fotovoltaico Enphase Solar Sì, di Enphase... Uh, no, aspetta, ne avevo parlato di Enphase? Mi, mi pare di sì. Sì, ne avevo parlato di Enphase nel video delle azioni che è uscito qualche giorno fa. Quindi sì, sono totalmente dentro quel settore. Cioè, ancora no, perché vorrei entrare, però è un settore... Fondamentale, se mi dite che non. Se vedete che non riesco. Anzi, no, siamo a 7 messaggi al minuto. Scusate, <ride> quindi rendetevi conto di quanto è difficile. Se non mi scrivete, per favore mi rispondi a questa domanda perché dovrei andare su a recuperarla. Riscrivetemela semmai perché significa che me, mi è sfuggita. Intanto fatemi un po' bere, che sennò no mi, mi sgolo. Comunque ne approfitto per ehm, parlarvi un po' di alcune cose del canale Allora, domani... domani? Domani sì mi pare Sì, devo registrare un... due video molto interessanti a mio avviso Uno esce dopodomani, quindi lo vedrete già eh, il 18 E è interessante perché secondo me tanti non sanno le cose di cui vado poi a parlare Quindi non perdetevelo Così ne ho approfittato. E iscrivetevi nel caso non siate già iscritti. Comunque siamo ancora a 500, fantastico. Allora, la Fed ha specificato se comprerà le obbligazioni solo dal mercato secondario o anche dal primario, allora eh, sembrerebbe, da, non ti so dire solo, quindi non mi azzardo a dire solo prevalentemente dal mercato secondario. Gli effetti distorsivi sono minori, sì è vero, però hai comunque un, un effetto di sfasamento dei prezzi, che era tra l'altro quello che alcuni chiedevano poi nell'interpello, dicendo però poi così, se facciamo così non ci rendiamo poi conto di quello che accade realmente nel mercato obbligazionario. E l'ha detto, detto, eh, sì però bo cioè, ha bozzato un po', no? Quindi sì, sicuramente, eh, perché ha detto che il mercato primario comunque è abbastanza ripartito e al che uno potrebbe giustamente dire ma allora basta comprare però vabbè vai a capire ehm, sì comunque l'effetto distorsivo è minore però hai comunque uno sfasamento che c'è che a tutti gli effetti c'è e soprattutto al di là dell'effetto diretto sui prezzi hai questa iniezione di fiducia devastante che fa salire anche altri prezzi di riflesso che è la cosa più importante a mio avviso Uh, l'avversario di Trump, uh, il solo fatto che uh, adesso tu magari l'hai scritto così perché ti andava di scriverlo così, ma il solo fatto che tu abbia scritto l'avversario di Trump, a mio avviso fa capire che nessuno parla di Biden. Cioè, Biden, di Biden non frega a niente a nessuno. Uh, in questo momento, Trump non ha avversari reali. Per quello ne ho approfittato prima dicendovi, guardate che di là le sinistre si stanno muovendo molto su questa cosa del razzismo, perché oggi è l'unica arma che hanno. Poi per carità, eh, io sento poco il tema in quanto bianco, però, e in quanto italiano, qui noi non possiamo percepire quello che c'è di là. Comunque mi sembra una... Adesso non voglio entrare nel, nel politico, nel sociale, mi sembra sicuramente qualcosa a cui è giusto che si dia peso, perché... Ogni volta quello che accade dopo la police brutality è che, ma sì, lo, lo licenziamo, lo spostiamo di dipartimento, no, cioè, facciamo che iniziate a fare qualcosa di vero. Però è comunque un argomento, a mio avviso, abbastanza debole, perché un paese, un paese grande come gli Stati Uniti, non può basare un'intera campagna elettorale sull'uguaglianza, eh, sull'equità, sulla parità di trattamento tra etnie. È una cosa fondamentale, è, è, sono totalmente d'accordo io, ma è poco, è, è poco. Cioè non, non hanno materiale in questo momento. Eh, vedremo se salterà qualcos'altro. Ci sarà una seconda ondata del Covid. Eh, boh, ne vedremo delle belle, sicuramente ne vedremo delle belle, speriamo di no. Eh, boh, speriamo, speriamo di no ragazzi. Cosa potrebbe succedere ai mercati in caso di sconfitta di Trump nelle elezioni 2021? Ma allora intanto potrebbe succedere qualcosa perché allo stato attuale ehm, sarebbe una sorpresa. Ora come ora i mercati si aspettano che Trump venga rieletto. Dopodiché in realtà se andate a vedere ehm, non c'è molta coerenza nei dati se andate a vedere come si è mosso il mercato azionario sotto legislature repubblicane e democratiche a seconda di come lo prendete ottenete risultati diversi quindi difficile dirlo bisognerà vedere quali saranno i punti delle campagne comunque voi non lo sapete ma sto sostenendo il microfono con arari perché, cioè, qui ho, io ho tutta la scrivania super accessoriata, super Super tecnologica, non ho un'asta per questo, ok? Quindi mandatemi su Instagram un'asta da scrivania per tenere sto coso, che possa girare mettere poi via, perché sennò ogni volta devo prendere i libri per tenerlo su. Tesla, boh raga, Tesla, cioè, per me a sti livelli è follia. Magari... Sarò felice di sbagliarmi e vedere che tra tre anni è arrivata a 3000 dollari. Io non la compro, a sti livelli. Virgin Galactic. Virgin Galactic, sinceramente, siccome lo spazio, tutto ciò che è attinente allo spazio, mi ha sempre attirato poco. Non dico che non mi, non mi interessa, ma. Uh, cioè che non mi piace, ma che proprio non hanno mai suscitato in me quell'interesse viscerale come in realtà tanti hanno. Cioè ci sono quelli pazzi dello spazio, dell'astronomia. Per me non è così purtroppo. Non sono riuscito a entrare nella logica giusta di dire ok, adesso mi metto e analizzo Virgin Galactic. Perché è qualcosa che va un po' fuori come sono fatto io, no? E quindi faccio un po' fatica proprio ad approcciarlo. Puoi investire in una sola azienda e la devi tenere per sempre. Quale scegli? Ah, difficile, sta domanda. <ride> una sola azienda. Wow. Eh, sotto il portafoglio in una è pesante. È veramente pesante. Eh, probabilmente. Bah, vi direi Google. Vi direi Google, così alla buona. Perché me la devo tenere per sempre. E ha ah, tanti di quei vantaggi Google. E... Però, cioè, non... nulla si tiene per sempre. Non... Di... No, Disney no. Disney no perché Disney dovrà affrontare quel... quell'inevitabile passaggio che prima o poi la colpirà, ossia l'abbandono della televisione. Prima o poi quella roba lì ci sarà. Voi ora siete in 500 a vedere un tizio con la sua webcam su YouTube, ok? Non siete davanti alla tv, poi magari c'è anche chi è davanti alla tv, però questo è un punto secondo me fondamentale, se aprite Twitch adesso, vedete gente che ha 10.000 persone in live, eh, e voi direte, vabbè, ma è poco in confronto ai numeri della tv, sì, occhio però, occhio per, però perché il potenziale di scalabilità della cosa è devastante. E lo dico da persona che ha vissuto YouTube e l'ha visto crescere. Cioè, prima un canale eh, come il mio, da 75.000 iscritti oggi sarebbe stata una cosa. Epocale. Oggi 75.000 fanno ridere se pensate, ai me contro te. A un Favigei. Quanti iscritti hanno? Che traffico riescono a generare in Italia. Quindi, eh, Google la vedo molto bene da questo punto di vista perché eh, così come ha fatto il colpo una volta su YouTube non dubito che possa farlo una seconda mm. cosa ne pensi di Nicola boh cioè è il mockbuster di Tesla già nel... ah, ve lo faccio per chi non sapesse cos'è vi faccio vedere il mockbuster <ride> di um... Di Tesla, allora... No, non Nicola Tesla. Cioè, io non lo so, a me sembra una parodia sta roba. Um, questo è il sito, Nicola Motor, a parte il fatto, cioè, con tutti i nomi, tutti i nomi che potevi dare, Nicola. Vabbè. Eh, cioè, non so, Paolo, no, Nicola Tesla, tra l'altro. Poi andiamo a vedere come sono fatte, cioè... Andiamo un attimo a vedere questo. Questo è il, è il font del Cybertruck. Cioè, è lui è se, se andiamo a cercare Cybertruck è tipo lo stesso font con quello stile lì appunto un po' eh, un po' tech no non cyber Cybertruck cioè si sì, a parte che ho sto coso davanti Cybertruck fatemi andare sul sito della Tesla perché vi faccio vedere cioè dai si vuole proprio ricalcare sta cosa cioè, raga, dai per favore. Di, di cosa stiamo parlando? Cioè, boh, non, non lo so, io non so cosa pensare. Tra l'altro, è tutto un progetto, cioè non genera soldi, Nicola. Quindi, se la compri, la compri sulla base di quello che pensi potrebbe generare in futuro. Quindi, a tutti gli effetti, non ha un valore attuale, ha solo un valore futuro, che oggi dal mercato è di. Uh, ve lo dico subito è di 20 miliardi 20 miliardi what <ride> quindi ok non, non lo so è un progetto se ci credete lo pagate 20 miliardi se non ci credete o se ci credete lo ritenete troppo caro questo è, è un po così allora Parago no, dai, che cattivi. Paragonarti ai me contro te è infamante. Non... Per loro, forse. Cioè, perché, ragazzi, guardate che noi non siamo bambini, non guardiamo quella roba lì. Non... Cioè, è ovvio che è come se. Non lo so, se qualcuno di voi ha dei figli va a vedersi, cosa, cosa guardano, dice, diciamo, eh, cioè... il delirio. Però, in realtà hanno fatto un lavoro veramente incredibile, a mio avviso. Quindi, cioè, loro sono la prova che il Disney Channel di, di turno a un concorrente che prima non si aspettava. Quindi, mh, occhio a sottovalutare la cosa. Uh, l'idrogeno potrebbe essere interessante nel lungo periodo? Non lo so, sinceramente, non sono del settore, non, non lo so. So che citano l'idrogeno da decenni e poi in realtà non si è mai fatto nulla, quindi non lo so, mh, non lo so. Uh, uh, uh. Apple ha ancora un vantaggio strategico non indifferente, per questo Buffett non vende. Ma sì, può essere sicuramente, eh, anche loro stanno cercando di reinventarsi perché hanno ben capito che non possono più basarsi sulla vendita di telefoni, eh, l'hanno cavalcato quel trend finché hanno potuto, ora devono un attimo capire come organizzarsi, mm, apprezzo il fatto che ci stiano pensando, però dal pensarci a farlo è un altro discorso. Anche perché lì il vero cervellone era Steve Jobs, il vero visionario che vedeva una tecnologia, vedeva il mouse e diceva: eh, il mouse, raga, il mouse, cioè lo dobbiamo mettere, lo dobbiamo vendere. Bisogna vedere se è riuscito a seminare bene al punto che la sua azienda è così visionaria. Non penso che un marchio come la Disney dipenda dalla televisione, in realtà sì, ha molti canali televisivi Disney. Vai a vedere l'analisi che ho fatto e scoprirai che tantissime delle sue, del suo fatturato viene da canali televisivi. Quindi no, eh, si scontrerà molto con questa cosa. Um, mi sembra strano che Warren Buffett... Allora, Warren Buffett, ok. Parliamo un attimo di Warren Buffett che torna spesso come discorso. Dunque, Warren Buffett, Warren Buffett, uh, Warren Buffett non sta comprando, quindi i mercati crolleranno. Questa è l'assunzione che vedo fare tante volte. Occhio però, perché Warren Buffett non è Dio, Warren Buffett ha 90 anni, ha fatto tantissimo, ha plasmato una generazione di investitori, ma cioè si è vissuto... Quante generazioni di investimento? Almeno due, almeno due, perché no, tre, tu, tre tutta la vita: si è vissuto tutto il Rally degli anni 90, tutti gli anni 2000, e anche tutti gli anni 70, 80, tutti gli effetti. Quindi, almeno tre generazioni di tipologia, di filosofia di investimento, di tipologia di investimento. Quindi, possiamo un attimo ammettere che Warren Buffett oggi non è il riferimento, perché Ragazzi, cioè, ha 90 anni. Ma lasciatelo un attimo in pace. Cioè, ma mamma mia, non, non lo so, io vedo che ogni volta che Warren Buffett fa qualcosa... Ah, perché Warren Buffett ha fatto, quindi... Cioè, le cose cambiano. Lui ha fatto grandissimi investimenti, ha creato una filosofia di investimento... No, cre creato no, però ha uh, aggiustato una filosofia di, di investimento al punto da renderla quella che noi oggi conosciamo come value investing. Ma il value investing esattamente, vi faccio l'analogia così ci capiamo, esattamente come lui è arrivato a dire, sapete cosa? Il value investing di Ben Graham, di Benjamin Graham, non funziona più, allora io lo modifico, lo aggiusto un po' e lo chiamerò, scusa, perdonatemela, value investing alla Warren Buffett, domani potrebbe arrivare il, Gianluigi di turno che dice sapete cosa il value investing alla Warren Buffett no, oggi non funziona più non funzionerà più per il periodo storico che ci attende quindi lo aggiustiamo lo sistemiamo un pochino e lo rendiamo un value investing alla Giancarlo Gianluigi così che avevo detto quindi le cose cambiano cioè pensate a quelli che avevano fatto questo discorso per Benjamin Graham negli anni 30 cos'è stato anni 30 no no, dopo, scusate, sono un pazzo, e dice ah no, Helio Investing, Benjamin Graham ha ottenuto super rendimento grandissimo, fantastico. Sì, però poi, il suo deep Helio Investing, quello proprio profondo, si è rivelato un qualcosa di meno performante di quello che ha fatto Warren Buffett. Quindi, perché non dovrebbe accadere la stessa cosa a Warren Buffett a 90 anni? Cioè... È normale che lui sia legato a come investiva prima e cioè, oggi non riesco a trovare qualcosa, ma sinceramente anche io oggi faccio fatica a trovare qualcosa. Però rendiamoci conto che il tempo cambia, cioè che le cose cambiano, quindi non, non è detto che sia da prendere ancora Warren Buffett come riferimento. Cercate di essere voi il vostro riferimento che è la cosa migliore che possiate fare. Allora, in quanto tempo sei riuscito a imparare ciò che sai sui mercati finanziari, investimenti? Uh, tre annetti, grosso modo. Però io ancora, cioè, lo ripeto ogni volta, non mi reputo assolutamente un esperto. Ritengo di aver imparato. Un decimo, dai, un decimo di quello che voglio sapere. Sì, tenendo conto che il secondo decimo sarà ancora più difficile, il terzo decimo sarà ancora più difficile e così via. Però, in tre anni. Questo è. La cosa non lo dico, anzi, vi faccio notare che conosco persone che in sei mesi hanno raggiunto un livello simile a quello che ho raggiunto io. Quindi, cioè, ragazzi, se ci si dà da fare, si, fanno, si ottengono grandissime cose. Eh, allora. Gli Stati Uniti si potrebbero inventare qualche motivo per dichiarare guerra a un altro Stato per tirar su l'economia nel breve. In questo momento qualche tensione a livello geopolitico c'è. Però nel momento in cui già risolvi le robe del petrolio, che sembravano poter essere uno di questi catalizzatori, invece così non è, ti rimane poca roba. Cioè, ti rimane. Sì, potrebbero sempre farlo. Potrebbero farlo. Però in questo momento. Con già delle tensioni a livello globale, secondo me è un po' giocare col fuoco, con le elezioni vicine. Non lo so, qualche... così. Qualche pariglia, qualche cavolatina si potrebbe anche fare, però non di più perché rischiano. Quindi deduco di disinvestire da Berkshire. No, non ho detto di disinvestire da Berkshire. Dovete anche essere consapevoli che in questo momento se comprate Berkshire non state nemmeno comprando un pacchetto di holding, ok? State comprando la capacità che la liquidità di Warren. State comprando la capacità di Warren Buffett di investire quella liquidità lì nell'azienda giusta. Quindi a tutti gli effetti, state materialmente state pagando della liquidità. Immaterialmente state pagando le sue competenze o del, della sua holding. Vi va bene? Fantastico, io ripeto preferisco fare di testa mia, non, cioè non mi va di comprarmi della liquidità di base. Allora, quale sito consigli per controllare i rendimenti delle aziende? Allora, se con rendimenti intendi semplicemente il grafico va bene qualsiasi sito se intendi tipo rendimento come return on equity return on investment uh, in, investing you uh, finance uh, però non ho esattamente capito cosa intendi con rendimenti mm. come vedi i bond americani visto che in futuro avevo eh, più o meno risposto prima uh, quindi vattela a recuperare Tanto Ah, ecco, questa live rimane. Non vedo perché non dovrebbe rimanere. Quindi, secondo te la Hertz non avrà futuro? Allora, non sarei così drastico, però sicuramente non ha un futuro roseo. Perché il... Cioè, ripeto, opera in un settore che è un poco... Cioè, che vai, vai contro trend. Ecco, il senso è che vai contro trend. Perché il trend in questo momento è quello di non possedere l'auto. Ok? Non solo di avere meno automobili no, lo rifaccio. Il trend è quello di avere meno auto in giro quindi, uh, car sharing, quindi me molti mezzi pubblici nelle grandi città, un'urbanizzazione sempre più forte. Quindi stai andando un po' contro trend ora, se in realtà tutto si inverte, la gente vuole tornare a muoversi autonomamente che si prende l'auto, che se la noleggia che va in giro è un discorso. Però Insomma, vedo sempre più gente che prende il treno, che fa queste cose qua. Quindi, non lo so, non, non, a me non convince, te lo ripeto. Ha investito in Hertz? No. <ride> Conosci Adam Q? Sì, mi piace un sacco. Veramente un sacco. Penso sia uno dei pochi che sa quello che dicono. Chi voteresti se ci fossero delle elezioni? Mi sparerei un colpo, probabilmente. <ride> non lo so, è una domanda difficile. Non ho simpatie, quindi non me ne fregherebbe sinceramente di nessuno. Guarderei cosa propongono. Nel momento in cui un partito mi fa delle proposte irrealizzabili, per me è un partito non serio. Quindi tra quelli che fanno le proposte realizzabili poi valuterei. Però non ho simpatie, cioè mm, uh, non, non mi interessa di base il colore. Mm, mm, mm. ah mia quante domande <ride> allora uh, Xiaomi è l'Apple Samsung del futuro? <sighs> Xiaomi io la vedo più come Apple che come Samsung Samsung è molto basata sull'hardware ehm, molto basata su ti vendo il prodotto Xiaomi sta puntando molto sul campo servizi però Xiaomi pu può fare questa roba perché ha accesso a un mercato così grande chiuso mi spiego Apple è riuscita a venderti un prodotto caro a tutti gli effetti e a venderlo a tante persone. All'inizio meno, e ora tantissime persone comprano l'iPhone, che è un prodotto caro. Eh, poi, se andiamo a vedere rispetto al top di gamma Samsung, nemmeno tanto. Questo è un S10 Plus, e anche questo costicchia, però non costa quanto un iPhone. Comunque, l'iPhone è un prodotto costoso, e quindi per vendermi un prodotto costoso tu devi darmi tantissimo. Cioè, il valore percepito deve essere almeno superiore a quello che sto pagando. Xiaomi, al contrario, lavora con margini bassissimi. Ha prodotti molto poco costosi. Per lavorare con margini bassi ti servono grandi volumi. Chi di voi ha provato a, eh, a comprare tanti prodotti, a rivenderli, magari, non lo so, da piccolo faceva... Per dire, Warren Buffett da piccolo si comprava le lattine di Coca-Cola e le rivendeva ai familiari, agli amici, così. E lì non facevi i soldi. Fai i soldi sui volumi, su quella roba là. Quindi Xiaomi può contare in questo momento su un volume di vendite devastante, che è quello della Cina. Si prova a espandere all'estero, ma all'estero Xiaomi è un competitor al pari degli altri. Cioè, cioè, Xiaomi, ma se Oppo mi fa il prodotto migliore a un euro in meno, io compro Oppo. Se Samsung mi fa il prodotto migliore, a un euro in meno compro Samsung. Quindi mm, Xiaomi è sì l'Apple perché sta cercando di puntare sui servizi, quindi simile prospettiva per il futuro, ma non ha quella capacità di uh, venderti un prodotto a sovrapprezzo. Quindi no, siamo su due piani completamente diversi. Apple è uno status symbol? Sì, oggi meno, a mio avviso, però ancora sì. Mentre Xiaomi no, cioè Xiaomi... Adesso non lo dico per offesa, a me piace molto Xiaomi, come, proprio come prodotti, ma se hai Xiaomi sei il poveraccio che non può pagare, che non può spendere. Ripeto, a me piacciono i prodotti, quindi non, non la penso così, ma la percezione è un po' questa. Um, Sulle auto non sono d'accordo con il Covid, tutti preferiranno il mezzo privato, sì. Stai assumendo che il Covid ci sarà per 10 anni? Perché se no stai facendo un discorso di breve periodo. Io non amo fare discorsi di breve periodo perché um, la, il margine d'errore è molto alto, quindi puoi sbagliarti di molto. Nel lungo già sono prospettive più di lungo, quindi sicuramente ci saranno eh, le vendite delle auto che ripartiranno. Però non, insomma, non la vedo una cosa da lungo periodo. L'automotive è in crisi nera, tanto che Tesla è stata, eh, insomma, abbastanza distruttiva in questo mondo perché ha... Non stupisce, a mio avviso, troppo che Tesla abbia una capitalizzazione di mercato di molto superiore a grandissime aziende automotive, perché la gente sogna la Tesla e non sogna la Panda. Cioè... Adesso ho fatto un paragone eh, sleale. Non vale. Non sogna l'Alfa la, Romeo. Cioè, non è. L'Alfa Romeo sarà il sogno di alcuni. Ma la Tesla è il sogno di tanti. Quindi, quello è il discorso. No, il paragone con la panda era sleale. Chiedo scusa alla panda, <ride> uh, Pietro. Farai un server Discord. Ne approfitto per spammare. Il server Discord c'è già. C'è già. Quindi, seguitemi su tutti i social e quando ci saranno le prossime selezioni per entrare. Perché è un gruppo su selezione quindi non può entrare chiunque, per motivi che ho già spiegato più volte, um, potrete entrare, quindi seguitemi e tenere, restate aggiornati. Hai preso posizione in Tesla? No. Potrebbe esserci una seconda recessione? Uh, eh, bisogna vedere con che velocità ripartono i consumi, tutto lì, perché una parte resterà disoccupata. L'ha detto la Fed, l'ha detto chiunque. Bisogna vedere quanto impatto avrà quella parte e quanto velocemente ripartiranno i consumi. Queste secondo me sono le due grandi incognite. Ora i consumi sono depressi perché la gente è dovuta stare a casa. Quindi quello è un fatto. Ora, quando si riuscirà, proprio riuscirà di nuovo, quindi si uscirà di nuovo, la gente tornerà a spendere come prima? Sì, no? Quella è la grande domanda. Um. Allora, quale strategia pensi di, uh, per, di utilizzare per aumentare la tua audience? Fare video belli? Si spera? <ride> no, non, non mi è mai fregato troppo dei numeri, sinceramente, non, non mi interessa. Cioè, tempo passato a pensare ai numeri e tempo non passato a pensare ai contenuti. Quindi... Se oggi sono stato qui a preparare questa live e non a spammarla, Penso. l'avevo fatta la storia, non me lo ricordo neanche. E non sono stato lì un giorno prima a mettermi là a fare 27 storie sulla cosa. Era perché, appunto, non, cioè, non, non ho tempo di pensare ai numeri. Mi interessa fare una bella live, far sì che il contenuto piaccia e poi il resto viene da sé. Cioè, non, non ho mai guardato questo aspetto quindi. Spero che possa essere la strategia giusta. Per ora mi ha portato a 75.000 iscritti, quindi non mi. Insomma, non mi lamento assolutamente. Eh, però per me la priorità è sempre stata e sempre sarà portare contenuti belli. Il resto me ne frega niente. Perché non investi in azioni svizzere? Purtroppo in Svizzera c'è una batosta di ritenuta sul dividendo. Quindi. In Svizzera come in Europa ci sono aziende interessanti per il dividendo, nel momento in cui me la bastoni diventa meno interessante. Eh, poi è un mercato molto piccolo, insomma, questo per quanto riguarda le aziende interne, le aziende che esportano e eh, te l'ho detto, c'è cioè quel discorso del dividendo che è un po' pesante, di, di tasse sul dividendo. Prova a vederla in modo diverso, nessuno ti porta via le tue stock, ma puoi informarti e basta sul bitcoin. Lo sto facendo, sì sì, lo sto, lo sto facendo. Con calma, non, non, non penso che il bitcoin arriverà a 100.000 euro domani. Quindi con calma, me lo studio bene, cerco di capire i tecnicismi, gli aspetti e, e poi si vedrà. Mm. Hai valutato Starbucks? Sì, l'ho valutata. Era interessante tempo fa, adesso meno, cioè avrei meno margine. Mm, poi, boh, non mi fa impazzire l'equity negativa. Mm. Significa che o dovranno indebitarsi o accumula... cioè, o... Avranno... è un limite al, li... al reinvestimento. Quindi, boh. Non mi fa impazzire. Ti sei mai interessato al crowdfunding immobiliare? Sì, molto, proprio molto. Perché è interessante. È una forma di finanziamento a mio avviso molto valida, e perché sappiamo tutti che ci sono dei grandissimi ostacoli ai, al finanziamento per i progetti immobiliari. Quindi potrebbe essere interessante, ma prima di parlarvene, prima di fare qualsiasi cosa, voglio studiarmela bene, capire che limiti e che vantaggi potrebbe avere. Perché questo lo dico a spanne. Bravo, Bitcoin è un buco nero. Eh, l'ho notato. Um, Allain... Allain dissero... Non ho capito Allain. Vabbè, dissero così anche quando stava a pochi euro. Non ho capito. Uh, no, perché non ho capito di cosa ti stai riferendo. Meglio un ETF sui rate che il crowdfunding immobiliare. Molto più rischioso e meno diversificato. Uh, molto più rischioso... Sì, certo è meno diversificato e quindi più rischioso. D'altra parte, prova a vedere qual è il dividendo su un ETF di rate e noterai che è drasticamente diverso dai tassi di interesse offerti sui finanziamenti dei progetti immobiliari. Anche perché tieni conto che sono due cose difficilmente paragonabili. Il crowdfunding immobiliare si basa sul... anzi partiamo dal, dal rate. Che sia in un ETF, che sia non in un ETF, non è importante. Il rate si basa sulla rendita che l'immobile produce. Fine. L'immobile ogni anno lo metti in affitto, fa quella roba lì, ok? Fine. Aggiungici varie compravendite che però devono contare poco, se no non può essere considerato un rate. Il rate è quella roba lì. Crowdfunding immobiliare non c'entra nulla di simile a solo il fatto che entrambi operano sull'immobiliare. Ciò che cambia è che nel crowdfunding immobiliare tu stai sostanzialmente scommettendo sulla capacità dell'azienda che ha fatto il progetto di ripagarti e non tanto sulla rendita dell'immobile. Chiaramente le due cose sono correlate, però non esattamente. Non, quindi non sono due cose esattamente paragonabili. Sono confrontabili, ma non troppo paragonabili. Ci farei un video di aggiornamento sulla situazione del peer-to-peer landing? Sì. Non so esattamente quando. Magari già. No, non lo so dire esattamente quando, però sì. sì, sì. Non vi anticipo nulla, però. Uh... Dimmi quante TF rate hanno fallito. Ma, ma cosa c'entra? Cioè, non, non capisco davvero cosa c'entra. Confrontiamolo con le numerose tuffe avvenute nel cronometro. Cioè, come dire, ah dimmi quanti, eh, quanti ETF di azioni sono fallite e confrontiamole con le singole azioni. Cioè, da una parte hai il rischio specifico, dall'altro no. Ovvio, cioè che siano due cose completamente diverse. Non, non, ripeto, non, non vedo il, il nesso tra le due cose. Cioè, a questo punto, ah vediamo quante aziende singole sono fallite, quante aziende hanno chiuso. O quante aziende hanno diluito un botto pur di non fallire? Eh, questo, anche questo va detto. Confrontiamole con gli ETF. Ma scusami. Ma. cioè. Non è sleale. Non, non vale. Bisogna confrontare, se lo vuoi fare correttamente, crowdfunding immobiliare con altro crowdfunding immobiliare, perché ce ne sono alcuni palesemente sconvenienti, altri invece valutabili. Ehm. Um... Hai già iniziato a investire nelle cripto? No, però lo sto valutando. Il buying della Fed, dei corporate bond da parte della Fed, vabbè, ok? Potrebbe avere un effetto negativo sugli ETF e Nasdaq nel lungo periodo? Mm, no, a mio avviso, no. No, sono due cose correlate, ma non così tanto. No, no, direi di no cioè il Nasdaq si muove per altri fattori, non per quello che fa la Fed. Se in futuro tutti i lavori manuali saranno fatti da macchine, la Cina perderà il suo vantaggio competitivo legato ai bassi stipendi. Il vantaggio competitivo della Cina, purtroppo eh, qui in Italia non, noi abbiamo una visione occidente centrica, quindi si parla poco dell'Asia, che sia Cina, che sia Giappone, che sia Corea, che sia Medio Oriente, adesso se ne parla perché c'è la guerra in Medio Oriente, ma se no non se ne parla. Noi pensiamo ancora che la Cina, ad esempio, sia una potenza basata sulla manifattura a basso costo. Non è più così. Gran... C'è una parte di manifattura, chiaramente, non è che hanno... hanno smesso, però è frequentissimo il caso in cui la Cina va in Vietnam, va in Bangladesh a far fare cose. Eh, la manodopera cinese sta diventando sempre più specializzata, sempre più cara. E quindi le aziende cinesi spesso subappaltano oppure sono le stesse aziende occidentali che si rivolgono ad altri paesi. Quindi il, la, il grandissimo vantaggio competitivo della Cina è l'enorme mercato interno. Eh, tutto lì. Quella è la cosa che dovranno riuscire a gestire perché non è facile. Soprattutto dal punto di vista demografico come età. Dai, rispondo alle ultime perché poi mi sto sgolando e sto finendo l'acqua. Autogrill, eh, autogrill non è, una, non è un titolo facile. Eh, a mio avviso si riprenderà. Si riprenderà, non so quanto ci metterà però per eventualmente arrivare a regime. Perché secondo me si tralascerà molto il, la trasferta di lavoro. Cioè, il vado qui per lavoro perché è meglio che fare una telefonata, se non è dettato da reali motivi, si tralascerà un po', a mio avviso perché è un costo per l'azienda, perché questa roba non se la scorderà per un po'. Quindi, non, cioè, Autogrill vive tanto di turismo, sicuramente, ma anche di mh, gente che fa trasferte avanti e indietro, pendolari con l'auto. Quindi, non, non lo so, è un titolo che non l'ho studiato approfonditamente, quindi non, non parlo di numeri perché non lo so, però dovrà affrontare quel problema lì. Mercati che secondo te andranno a morire nel lungo, 10-15 anni, boh, ma cioè, per quale motivo? Così? No, non so, la vedo abbastanza difficile così. Um, allora... No, c'è un messaggio che mi è sparito. Visualizza i messaggi eliminati. Io vorrei iniziare a investire... avevo eliminato un messaggio per sbaglio. In, vorrei iniziare a investire, seguo i tuoi video e quelli di altri, vorrei investire in ETF non avendo necessità di avere dividendi continui per le spese quotidiane. Sì, ok. Um, bisogna però valutare le esigenze specifiche. Cioè, non posso dirti: ah, sì, compra un ETF World. Perché magari no, cioè, magari hai bisogno di qualcosa molto più conservativo dovresti valutare se, se è il caso e se hai un capitale adeguato sentire un consulente che ti faccia una consulenza personalizzata quindi non uno che ti dà un consiglio su YouTube perché prima di tutto non ti serve cioè non, non serve a nulla e poi cioè, è anche illegale voglio dire non, non, questa non può configurarsi come consulenza quindi dovresti sentire un consulente fargli fare a lui le valutazioni sulla base di chi sei, di come, di come ti vuoi muovere, di che rischi puoi assumerti, qual è la situazione familiare finanziaria, insomma, ci sono da fare molte valutazioni. Non iniziare poi resti drogato. <ride> um. eh, effettivamente. <ride> Quante ore dormi al giorno? 8 un dormiglione devastante. Se non dormo 8 ore, sto male. cioè, non un giorno, però se non dormo 8 ore per eh, 3 giorni, quindi insomma, faccio 3 giorni dove dormo 6 ore, sto male. Cioè, a un certo punto devo farmi tipo 12 ore per recuperare, quindi 8. Che libri consiglieresti? Allora, rispondo per tutti quelli che magari me l'hanno già chiesto e mi è sfuggita la domanda. E per quelli che vorranno chiedermelo, andate su Instagram. Pietro Michelangeli dovrebbe spuntare da qualche parte... Vabbè, Pietro Michelangeli, voglio dire, non siete analfabeti, sapete esattamente come si scrive. Mi vai a cercare, vai nel link in bio e lì ci sono tutti i libri che ho selezionato che secondo me un principiante si deve leggere, divisi per principiante, per argomento, lì trovi tutto. Vai lì e fammi sapere. Allora, ecco, qui voglio sentire la vostra, perché è una cosa a cui sto pensando. Però ho delle riserve. Allora, Totidan chiede: fai un video sulla tua routine, anche solo mattutina? Ditemi voi, potrebbe interessarvi una cosa del genere o no? Fatemi un po' sapere perché. No, beh, non voglio condizionarvi. Ditemi un po' voi se, se può. Se può interessarvi una cosa del genere. Sono sei mesi che ho disinstallato Instagram, mi rifarò una account solo per te. Fantastico, grandissimo. Ah, sì, 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 però... Tutti sì, vedo. Sì, ci sta. Video su come guadagni. Sinceramente non molto, sarebbe bello. Ce ne frega un cane. Sì, sì. Non ti mischi... Eh, non ti mischi... No, allora, sul non mischiarmi tranquilli. Perché non sarebbe assolutamente una cosa simile agli altri. Cioè... Vabbè, non voglio spoilerare troppo perché il video ce l'ho già più o meno in mente, e poi ne approfitto per chiedervi un'altra cosa. Uh, io, come già dissi tempo fa, volevo fare un video uh, dove parlavo, dove sceglievo un mese, to, diciamo giugno, e vi dico: Ok, a giugno, dalle attività di YouTube, affiliate, così vi faccio vedere, ho guadagnato uh, x mila euro. Poi ho, ho fatto delle riflessioni. Stavolta invece vi dico cosa penso, così mi dite anche la vostra. Ho fatto delle riflessioni dicendo. Ok, però il mio non è un canale di imprenditoria, non parlo di fare business, di aprire un canale YouTube, quindi questo a mio avviso eh, sarebbe molto fuori tema, perché io parlo di finanza personale guadagnare ma in modo, se, senza entrare nel merito della cosa, perché appunto non è un canale di imprenditoria. Quindi non lo so, qui dovete dirmi un po', voi. per me non è un problema. Ovviamente, non... non vorrei poi anche che passasse il messaggio che uh, a ah, YouTube ah, si guadagna tanto. Perché ve lo dico, cioè con un canale di finanza si guadagna bene. Um, allora lo faccio anch'io, no? Tutti a fare canale di finanza. Non vorrei nemmeno che passasse questa cosa perché non è così. Non è, non è bello. E, quindi non lo so. D un attimo, a pensare alla cosa, vorrei capire come potrebbe venire percepito anche perché poi non voglio nemmeno che passi come la cosa ah si vuol vantare, perché me ne frega proprio niente. Facci vedere solo i tuoi guadagni in trading, ma io non faccio trading, faccio investimenti, trading lo faccio sporadicamente. Ma per lo più mai, quindi sono investimenti e i guadagni li vedremo tra un po' di tempo. Ehm Parlando di finanze personale è interessante vedere come gestisci i tuoi soldi e soprattutto quanto dedichi agli investimenti. Ok, ok. Se lo fai bene si capirà e sarà utile. Va bene, va bene. Perché continuo purtroppo a vedere video tutti uguali alla fine. Di gente che dice: Ah, quanto ho guadagnato con questo mese? Quanto ho guadagnato con questo video? Che alla fine dicono sempre le stesse cose, no? E non vorrei replicare la stessa cosa far... facendo vedere anche io un clone di quei video, perché... Boh, non lo so. E infatti io mi chiedo perché dovrebbe essere utile? Non lo so. Boh, mh, a mio avviso poco. Cioè mi sembra più una curiosità, così che uno si vuole togliere lo sfizio. Boh, cioè se vogliamo togliere sto sfizio ve lo tolgo, però non, non lo so, mi, mi sembra un po' poco interessante cioè paradossalmente reputo più interessante come mi gestisco come mi comporto durante una giornata che non il quanto guadagno perché chi se ne frega sinceramente ehm, poi boh, ripeto se me lo chiedete a gran voce lo faccio non ho nessun tipo di problema ehm, allora più o meno che cifra hai investito durante la recessione beh recessione ancora è un po' presto per dirlo a mio avviso Uh, ho, ho investito poco mol molto poco perché ho fatto fatica e continuo a far fatica a trovare roba valutazioni interessanti quindi sono per lo più cash continuo a dirlo e non l'ho mai smentito eh, video senza senso a differenza dei tuoi, uh, dei tuoi che offrono spunti interessanti e illuminanti grazie grazie a te Marco facci vedere i tuoi Rolex D ditemi che avete visto la, le, le ultime storie su Instagram, vi, vi prego, vi prego. Ah, allora, no, facciamo un attimo questo discorso orologi, che me l'avete chiesto in tantissimi, avete risposto un botto alle storie. E così chi chiudiamo la live con sta roba, arrivo. Allora, allora. Eccoci. Dunque, questo è il mio Rolex. <ride> Non ci credo che lo sta dicendo. E non si vede nulla. Che è... Ve lo faccio vedere. È un Rolex che, che ho pagato tantissimo. Perché, ragazzi, è... È un orologio costosissimo. Allora... Uh, mi sento un megatroll. Um, tac. È questo, ma blu. Tac. 60... 7 dollari Io l'avevo pagato 66 euro Quindi costa meno di quanto l'avevo pagato io Cioè sto rosicando E ragazzi C'è dentro un seiko Se lo smontate vedete che dentro c'è un seiko Quindi come movimento è ottimo E non voglio far pubblicità a un orologio Non, non me ne frega niente ovviamente non, non mi pagano Volevo un attimo fare un discorso su sta cosa Perché io in, sotto ogni video Mi ritrovo il commento Ah, ma perché il, eh, ah, il Rolex? Eh no, tipo, bel Rolex. Ci sono quelli belli, cioè quei commenti positivi che dicono, ah, bel Rolex. E i commenti negativi che magari rosicano perché pensano che io abbia un Rolex. Cioè, allora, ma è possibile, secondo voi, che uno che professa il risparmio si metta a dire, cioè si metta a comprarsi un Rolex da indossare tutti i giorni? A mio avviso è una cosa impensabile. E tutti quelli che mi hanno risposto, Eh no, il Rolex da investimento. Ragazzi, se ti compri il Rolex da investimento, che ha una logica, lo ammetto, ha una logica. Ci cioè avevo anche fatto un video. Non ci vai in giro, perché il primo graffio che fai, altro che da investimento, ciao, te lo prendi e lo metti nella cassetta di sicurezza. Quindi, tutti quelli che pensano che questo sia un Rolex da investimento, oltre al fatto che. Posso capire che in video non si riconosca. Vabbè, sincer sinceramente a me piace lo stile, non mi va di spendere 5.000 euro. Eh, però, occhio, perché, ragazzi, cioè, se volete comprare un orologio da investimento, non ve lo dovete mettere. Non ve lo dovete mettere. Cioè, ma chiedete a qualsiasi esperto di orologi, non ve lo potete mettere. A meno che non sia un vintage, vabbè è un altro discorso. E, e comunque li dovete trattare bene. Cioè, al primo graffio, al primo segno, avete mandato a cagare chissà quanto del valore. Quindi, uno, non sono d'accordo con il professare risparmio e poi sperperare su lusso, perché si tratterebbe di lusso. E due, occhio se si, se si parla di orologi da investimento, non trattateli come accessori, cioè non è come una sciapetta, ok? Quindi, no, ci tenevo a chiarire sta cosa perché in tanti mi hanno risposto all'ultima storia dicendo «No, però, guarda che orologio, può essere da investimento, anzi parla!» In realtà ne abbiamo già parlato con un espertone di orologi e, e, e appunto gli abbiamo detto cosa ne pensiamo. Io lato finanziario, lui lato più orologi. E, e poi ragazzi, cioè, funziona, c'è dentro un seiko, come movimento è un seiko, non è un miota schifoso cinese, cioè è un, un seiko quindi dura 20 anni un movimento del genere e anche durasse 10 anni sono 6 euro l'anno <ride> di che parliamo quindi più di così più di 100 euro per un orologio non li spendo cioè non, non, segna l'ora sì basta <ride> i diamanti e anche lì diamanti, eh, diamanti è un discorso un po' un po' articolato perché bisogna intendersene così come per gli orologi bisogna, cioè, bisogna sapere cosa compri anche per i diamanti e oltre al fatto che i diamanti se andate a vedere storicamente più o meno di qualsiasi caratura non hanno offerto grandi rendimenti in passato certo non hanno offerto grandi perdite quello è vero Um, però insomma c'è di meglio, considerato che lì c'è un rischio specifico devastante. Perché se vi comprate uno, due diamanti, rischiate le sole peggiori che vi possano capitare. Rischiate che chi ve lo vende abbia una marginalità incredibile sull di, sulla vendita, quindi che ci sia il 10% di commissione su quella roba là. E, e quindi occhio, occhio con, quella, occhio con tutto ciò che riguarda lusso, arte, que, mh, i mercati. Fisici, chiamiamoli così escluso il discorso per l'immobiliare che è un po' più sdoganato, sono difficili. Sono difficili. Quindi, o vi intendete di un bene o no o niente, cioè lasciate perdere. Vale per tutto in realtà, cioè vale anche per le azioni, vale per l'immobiliare, vale per qualsiasi cosa. Allora. All Season vs Golden Butterfly. Uh, se si tratta di localizzato sugli Stati Uniti, allora direi Golden Butterfly. Perché l'all Season, a mio avviso, ha poco azionario. Se è una cosa globale, allora meglio Golden Butterfly. Perché... Uh, no, scusate, ho formulato malissimo la frase. Se, è se lo devi fare solo sugli Stati Uniti... Golden Butterfly, perché nell'all season c'è poco azionario e l'obbligazionario americano a mio avviso perderà mh, di rilievo in futuro, cioè si sta ricorrendo sempre di più al, uh, all'equity e meno al, uh, al debito. Se deve essere una cosa globale invece forse meglio un all season. I Miyota sono giapponesi, scusami. Eh, eh, sì, però occhio perché c'è alcuni Miyota sono terrificanti. Ehm... Sì, ho detto una castronata comunque. Mm, perché mi confondevo con. Non mi ricordo come si chiama. Boh, c'è un movimento cinese pacco. Che non mi viene il nome. Guarda, gli Orient, tanta qualità, prezzo colore. Ma gli Orient sono cari. Cioè, sono troppo costosi per me. Non voglio spendere sta roba. Cioè, mi compro tante cose con un Orient. Adesso ve lo dico quanto. Ah no, beh, non costano tanto, ok, no però costano più di 100 euro e eh, eh, non va bene questa cosa no scherzo um, si può vivere di investimenti come col trading? allora Walter, caro Walter sta arrivando un video proprio su questo argomento perché vivere col trading è una cosa vivere con gli investimenti è un'altra cosa e va un po' chiarita questa anzi guarda ve lo faccio vedere in fretta non troppo appunti per il video quindi ci sto lavorando ed è tutto qua pronto, devo solo buttarlo giù domani registro insieme all'altro e poi lo vedete secondo me fine settimana che lavoro fai? qual è la tua fonte di reddito principale? questo, questo che stai vedendo io la chiamerei con presunzione divulgazione finanziaria o un canale di finanza, come lo, come lo definiamo? Eh, youtuber? ogni volta faccio fatica a definirmi come lavoro eh, che è anche un po' quello il bello quante ore dedichi alla finanza al giorno e quante al tempo libero? Eh, mo, varia molto. Ci sono i giorni in cui mi scasso di lavoro e i giorni in cui cazzeggio tutto il giorno. Quindi magari capita il giorno in cui lavoro 12 ore, il giorno in cui lavoro un'ora. Perché sono molto scostante. Per quello vi dico che il video sulla routine sarebbe interessante, perché ci sono alcune cose da dire. E, però in realtà in questa in costanza riesco comunque a essere produttivo quindi finché funziona finché la barca va però se dovessimo fare una media per non lasciarti così con sta risposta direi probabilmente alla finanza quindi a inform... escluso i video ok uh, secondo me almeno un... cavolo sai che non ho una misura perché non... Non ho mai fatto questo calcolo. Cioè, io in un giorno tendenzialmente mi occupo di finanza, quindi seguire i mercati, studiare delle aziende, studiare dei settori, con opportunità, eh, seguire quello che succede. Uno. Video, parte due. Tre. Eh, respirerò, mangerò, mi, mi divertirò un attimo. Quindi, però, non vi so dire qual è la ripartizione delle cose perché non ho una media. Cioè, non ve lo so dire. Io voglio risparmiare, ma la mia ragazza mi fa spendere troppo, aiuto. <ride> e boh, cioè, fai non lo so, di dividete, fate metà. <ride> Finisci la live che devo andare a dormire. Sì, tra poco finisco, che poi mi diverto, cioè inizio e mi diverto. Eh, perché questo in realtà lo considero il lavoro fino a un certo punto, perché siamo qui, siamo qua a chiacchierare, cioè a me piace sta roba. Quindi come lo considero? Questa, questa live, questa seconda parte di live, quindi non la prima, non i primi 40 minuti. Lavoro? Quindi YouTube? Oppure eh, cazzeggio? Perché per me è più la seconda, cioè non, non lo vedo come lavoro questo. Lasciala! <ride> Sei di Bergamo? No, sono nel monzese, però non ho mai rivelato il, il luogo perché non. Eh, insomma, non mi, non mi sembra. Sensato farlo, nel senso, non vorrei trovarmi gente a casa. Fai la cena di canale. Ma allora, un raduro quando si potrà lo farò. Sicuro. Sicuramente lo farò. Lo faremo, ci sarete tutti, chi vorrà. E... Quindi sì, 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 non vedo l'ora. Appena si potrà, appena si potrà, vedremo. Uh, farai un libro. Non lo so, eh. Secondo me ancora mi manca un po'. Potrei, potrei farne uno molto tecnico su qualcosa di specifico. Non una cosa generica. Cioè, non una cosa. Eh, insomma. Di ampio respiro. Per quello, secondo me devo ancora mangiarne un po' di pane. Dove sarà il Raduno? Eh, probabilmente ne, ne farei, lo farei nel milanese. Perché penso che eh, il grosso del mio pubblico si è concentrato nel nord almeno da quello che ho visto a Spanne e poi boh, magari uno in centro italia mi piacerebbe farne... farne due per andare a venire incontro un po' tutti mi spiace isolani purtroppo siete pochi però eh, magari un salto in Sardegna si può fare um, posso iniziare a comprare TF come piano d'accumulo con meno di 5.000 sì dove conviene comprarli e Cosa conviene? Broker un conto bancario quanto costa in media commercialista. Aiuto quante domande. Allora, mi sono reso conto che sotto il video del, del piano d'accumulo che io ho iniziato e che continuo a portare avanti adesso a luglio si faranno i nuovi acquisti. Um, mi sono arrivato un sacco di domande. e Quindi sto valutando di fare un video relativamente completo, cioè è un video, è, è gratis, non è un corso, quindi posso farlo fino a un certo punto. Dove vado a spiegare. Quali sono i punti da tenere in considerazione in un pack, eh, anche relativi a broker, cose del genere? Già se vai a vederti quel video trovi degli spunti interessanti su come comporre il pack, che è la cosa fondamentale, perché poi dove lo fai conta meno. E, però non lo so, sto pensando di fare una parte 2 un po' più strutturata, quindi vediamo, che ci sono molte cose da dire. Ancora ti bastano i soldi per una quota. L'aveva fatto il video su quanti soldi ti voglio. Ah, no, ok, tu rispondevi all'altro, ok. Qual è il tuo orizzonte temporale di investimenti? Di solito opero con due orizzonti temporali diversi. Uno di, che io chiamo medio periodo. Che in realtà è più un breve periodo, che va dai 3 ai 5 anni, e l'altro è 10 o più. Quindi di solito faccio rotazioni. Il 90% delle volte faccio valutazioni su base decennale, quindi provo a chiedermi dove sarà l'azienda tra 10 anni e quindi di conseguenza devo prevedere necessariamente che l'azienda in portafoglio me la dovrò tenere così. Poi arriva a target prima? Meglio, però di base devo prevedere, siccome sto facendo una previsione sui 10 anni non posso prevedere di tenerla un anno in portafoglio, capisci che è abbastanza illogico. Um, il pack interessa a tutti, bene, bene. Dai, allora rispondo alle ultime tre e poi vi saluto che inizio a essere stanchino. <ride> allora, aspetto il video, santo de sì, degiro, ragazzi, cioè, disastro in sta quarantena, veramente non... Bah. Vabbè, per una il punto è che una volta che sei iscritto funziona e che non ti fai scrivere. Mm differenze tra trading in forex e azionario dunque I, mh, a parità è che lì C cavolo ci sono bisognerebbe aggiungere mille dipende a questa domanda cioè non si può eh, ridire ah, questo è questo così perché ci sono troppe cose da dire veramente troppe no e so che a volte sembro rognoso a far sta parte però dipende innanzitutto dall'orizzonte temporale perché intraday si assomigliano per certi versi su base un po' più lunga e chiaramente cambiano le cose da guardare cioè devi guardare a ah, i motivi che possono portare a far apprezzare una valuta quindi il fatto che eh, non so c'è più fiducia degli investitori verso quel paese ipotizzando che sia una valuta monopaese quindi non l'euro per capirci o non il dollaro, se consideriamo che il dollaro è usato anche da altre parti, uh, i macro trend che potrebbero esserci a livello tra cambi, proprio, quindi non solo di un paese, ma tra cambi. Sulle azioni invece ti devi concentrare sulla capacità di generare reddito che ha un'azienda. Quindi sono molto diverse come cose. Ehm... Uh, 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 um. Hai il profilo cast di sudegiro? No, profilo basic, e mi va bene. Quando arrivi a target, quando dici arriva a target, intendi aver raggiunto il montante complessivo, il rendimento che consideravi alla fine dei dieci anni o altro? Sì, intendo ciò che mi aspettavo che avrebbe raggiunto in dieci anni. Se lo raggiunge in, in uno, perché esplode, ma non è che sto lì altri nove anni a tenermela così per sport. Cioè, se è cambiata la prospettiva, faccio una valutazione diversa, però, se è la stessa azienda e è andata su solo per motivi speculativi, me ne faccio più nulla. Basta. Mercati salita infinita. Eh, così sembrerebbe. Um... Bitcoin diventerà una moneta utilizzata a livello globale per scambi. Presto per dirlo, a mio avviso. Vai, ultima. DAX. DAX non è un indice che seguo, quindi non ti so dire. Non ho ancora dichiarato il conto trading. In realtà se ti riferisci ai redditi 2019, penso tu sia ancora in tempo. Anzi, sei ancora in tempo. Penso di sì. Um, sì, perché non lo fado neanche io, quindi sei ancora in tempo. Che cavolo dico. Sì, sì, sei ancora in tempo. Quindi fallo. Se ti riferisci ad anni passati, c'è il ravvedimento peroso. Costa, però non ti, ev cioè, ti eviti i potenziali mult. Um, the best. Best of the best PLC. Non la conosco. Se chiudo YouTube, che fai? Ah, domanda interessante. Mi, mi invento qualcosa. Cioè, non sono uno che è mai stato con le mani in mano. Nel senso, a me piace la finanza. Troverei il modo di fare ciò che faccio o magari anche leggermente diverso anche senza YouTube eh, se no vado a far panini non, non mi interessa cioè, non, non è un problema per me da questo punto di vista perché per me conta cioè so che sembrerò un santone un pazzo ma per me conta veramente solo fare ciò che mi piace se poi questo deve essere eh, spaccarmi la schiena per fare ciò che mi piace o essere fortunato, come in questo caso, per cui il mio lavoro è ciò che mi piace, tanto meglio, però conta solo quello, cioè conta veramente solo quello. Penserai di andare via dall'Italia. Io purtroppo ho questo grandissimo difetto che a differenza di tantissimi miei connazionali l'Italia mi piace. Se mi piace, penso che a differenza di altri paesi non sia così male, non sto dicendo che sia il miglior paese del mondo. Non lo è, però mh, non lo so, a me non fa schifo. Eh, C'è un problema fiscale, perché banalmente se io volessi ritirarmi e vivere di rendite che mi sono costruito nel tempo, e ci vuole un po', qui con tasse più alte devi avere più capitale, quindi mi ci vorrebbe più tempo. Per riportarla sul discorso dipendente, qui ci vuole più tempo per andare in pensione, in un certo senso. Quindi dovrò fare un po' di valutazioni di quel tipo. Non mi dispiacerebbe l'idea di, di uscire. Però è tutto aperto, non, non mi chiudo porte da quel punto di vista. Vediamo. Se chiudesse YouTube ci penseresti a trasferirti su Twitch? Sì, si possono anche adattare i format in modo da farlo su Twitch. Io in realtà sto valutando Twitch per un format in particolare. Che ancora adesso non voglio entrare nel dettaglio e discutere qui perché è una bozza, non, non so. Eh, mi preoccupa la costanza. Eh, perché Twitch presuppone che tu sia lì, che tu sia lì, cioè significa che se vai in vacanza. Banalmente, non è che puoi fare Twitch, perché sei in vacanza. Quindi quella è una roba anche un po' mi spaventa di Twitch. Il fatto che devi essere costante, mentre a YouTube posso programmarmi i video, posso fare quello che mi pare. Se un giorno non mi va, perché sono scazzato, ok? Non devo eh, necessariamente mettermi lì a fare cose quando non mi va. Con Twitch purtroppo non è così. Non si può programmare una diretta. Ragazzi, direi che abbiamo fatto... Non vedo quanto di live. Vabbè, non lo vedo, non so, non so quanto. Però abbiamo fatto un po' di live. Ah, ecco, tempo trascorso lo vedo qui in alto. 1:44. e 44. Comunque io mi diverto un botto con voi perché partecipate. Quindi, fantastico. Eh, ragazzi, noi ci vediamo dopo domani sul canale con un nuovo video che sarà una roba spaziale. Quindi non perdetevelo. Eh, perché ci sto dedicando veramente un sacco a questo video. Tra l'altro, dopo è... Giove sì, gio giovedì, confermo, giovedì. Quindi... Iscrivetevi se non siete già iscritti. Like, cose, solite cose. Che poi mi chiedo, ma servono i like sulle dirette? Boh, scopriamolo a sto punto, no? De devastate sta diretta di like, vediamo se cambia qualcosa. Buonanotte, gente. Buonanotte, buona serata, buone.